Avvia registrazione, giù e incominciamo subito. Allora, presentazione dall'inizio. Eccolo qua. Allora, bilanci del comune. Perché bilanci? Perché è plurale. Il plurale serve perché non esiste solo un bilancio, non esiste solo il bilancio di previsione, ne esistono almeno due, il bilancio di previsione e il conto consuntivo. La differenza fra i due, lo dice il nome, è che il bilancio di previsione prevede qualche cosa, il conto consuntivo o rendiconto dà il rendiconto di ciò che è avvenuto durante l'amministrazione annuale del comune. Prima di arrivare al bilancio di previsione, occorre capire che cosa l'amministrazione ha intenzione di fare, ha intenzione di programmare, ha intenzione di sviluppare nel corso dell'anno dal 1 di gennaio fino al 31 di dicembre. E come si fa? Si deve fare attraverso un percorso guidato. Il percorso guidato è previsto da una varia normativa, la cui documento principale, il riferimento principale è il decreto legislativo 267 del 2000, che è stato modificato nel corso del tempo. Lo strumento di programmazione principale per il bilancio di previsione, di cui arriveremo dopo 3-4 incontri, perché occorre utilizzare tutti gli strumenti per capire che cosa c'è scritto e che cosa serve per capire sul bilancio di previsione, è questo qua, il documento unico di programmazione. Che cos'è questo documento unico di programmazione? Lo dice il nome stesso, programmare. Programmare sia in termini di progetto, programmare sia in termini di risorse, perché per la programmazione occorre avere un'idea, ma occorre avere anche le capacità umane e finanziarie per poter raggiungere l'obiettivo che si è prefissato di raggiungere. È lo strumento principale di programmazione voluto dal decreto legislativo 118 del 2011 e 126 del 2014. Quindi questi due decreti legislativi sono da leggere perché danno le istruzioni essenziali per arrivare non solo alla compilazione del documento unico di programmazione, ma per arrivare allo scopo fondamentale di avere una contabilità pubblica che sia in grado di descrivere e di raccogliere tutte le informazioni finanziarie ed economiche che vengono svolte nel corso dell'esercizio, quindi dal 1 di gennaio fino al 31 di dicembre. Il documento unico di programmazione viene descritto negli articoli 151 e 170, primo comma, del testo unico della legge comunale degli enti locali. Andiamo a leggerli subito questi due articoli perché dobbiamo anche familiarizzarci con questo TUEL. Usciamo un momento da qua e andiamo a prenderci il 151 e il 170 del TUEL. Eccolo lì. Adesso arriva subito. Qua sarebbe il caso di leggerselo tutto quanto. Andiamo al 151 e commentiamolo. Eccolo qua. I principi generali, quindi dobbiamo partire da un punto di riferimento di carattere generale, ovviamente. Lo leggiamo tutto, dobbiamo per forza leggere tutti gli articoli perché negli articoli abbiamo non solo i principi generali, ma abbiamo anche la capacità
di capire che cosa poi dovremmo scrivere nel bilancio di previsione e una volta capito come viene scritto il bilancio di previsione, avremo gli elementi indispensabili minimi per cercare di essere critici nella lettura. Come primo, gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, documento unico di programmazione. A tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio. Perché così presto? Perché vedremo che poi avrà la possibilità di essere modificato. 31 di luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 di dicembre. Il lasso temporale dalla programmazione dal 31 luglio fino al 31 dicembre, ovviamente, in questo periodo possono succedere degli eventi amministrativi o programmatici diversi da quelli che sono stati fissati al 31 di luglio con l'approvazione del documento unico di programmazione. Quindi al 31 di dicembre sarà possibile modificare il documento unico di programmazione approvato entro il 31 di luglio. Modificarlo, qua dobbiamo intenderci, lo stravolgiamo o lo modifichiamo? Ovviamente sarà una modifica centrata sulle necessità di variazioni, non dato che al 31 di dicembre approviamo il bilancio di previsione e quindi possiamo anche modificare il documento unico di programmazione approvato entro il 31 di dicembre, non facciamo una buona programmazione, tanto la modificheremo il 31 di dicembre. Sarà una modifica, non sarà uno stravolgimento. Delibero il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Ecco un altro principio fondamentale: il bilancio di previsione non sarà 1° gennaio-31 dicembre 2016, ma sarà 1° gennaio 2016 31 gennaio 2018, quindi avrà un arco temporale triennale. Perché? Perché stiamo parlando di programmazione. Abbiamo l'arco temporale amministrativo di 5 anni. Il sindaco sta in carica per 5 anni, se non ci sono sconquassi in consiglio comunale. Il bilancio di previsione è centrato sui 3 anni per avere un arco temporale utile per esercitare tutti i principi di programmazione che sono stati fissati nel documento unico di programmazione. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118, di cui abbiamo già accennato prima, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato, Città, Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze. Quindi vedete che il documento unico di programmazione è centrale perché non solo raccoglie le idee strategiche e la programmazione strategica ed operativa. Sto usando termini che dopo incontreremo. Idea strategica ed operativa contenuta nel documento unico di programmazione, non solo del comune, ma verrà coordinato con la conferenza Stato-Città ed autonomie locali in modo tale che lo Stato sia lo Stato della programmazione e delle visioni strategiche sia uniforme. Non che un comune vada strategicamente per conto suo e province o altri comuni vadano in un altro senso. È una visione strategica generale complessiva dello Stato. Scusa, ci sono dei controlli su quella questione qua? Certamente sì, li vediamo, li vediamo. A proposito, fate pure domande quando volete, che non c'è nessun problema.
Il documento unico di programmazione è composto dalla sezione strategica, quindi ci saranno almeno due sezioni, una sezione strategica dove si deciderà, dove si metteranno nero su bianco le idee strategiche, che cosa vogliamo fare, come vogliamo organizzarci, quali sono gli obiettivi che vogliamo darci, della durata pari a quella del mandato amministrativo. L'abbiamo sentito prima, il sindaco resta in casa, in carico dal 1 gennaio, per 5 anni. Quindi la sezione strategica avrà la stessa durata di quelle del mandato amministrativo, 5 anni. E della sezione operativa, quale risorse abbiamo a disposizione per raggiungere gli obiettivi strategici, di durata pari quella del bilancio di previsione finanziario. Allora qua abbiamo già gli elementi minimi indispensabili per capire che cosa ci sarà scritto, dopo lo vedremo, nella relazione, nel documento unico di programmazione. La parte strategica sarà uguale al mandato amministrativo come scansione temporale, 5 anni. La parte operativa sarà relativa a 3 anni, pari alla durata, alla scansione temporale del bilancio di previsione. Quindi quando noi fra qualche incontro andremo a leggere il bilancio di previsione, perché nel frattempo avremo acquisito tutti gli elementi indispensabili per una lettura critica del bilancio di previsione, quando leggeremo il bilancio di previsione sappiamo che stiamo leggendo la sezione operativa del documento unico di programmazione. Avremo una visione limitata ai 3 anni della sezione operativa. Andiamo avanti un pochettino. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza di cassa del primo esercizio del periodo considerato, le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Andiamo dentro a questi concetti e cerchiamo di capirli piano piano. Il bilancio di previsione finanziario, perché parla di bilancio di previsione finanziario? Perché la contabilità pubblica degli enti locali ha un sistema istruttivo di carattere finanziario, non di carattere economico come la contabilità doppia. Perché? Dov'è la differenza? Nella contabilità doppia, che usano tutte le economie del mondo e quindi anche in Italia, funziona sulla rilevazione economica, sullo scambio monetario fra l'impresa ed i terzi. Se non c'è scambio monetario, la rilevazione in contabilità economica, in partita doppia, non viene rilevata. Quindi ha un sistema informativo particolare la contabilità economica. La contabilità finanziaria funziona con un principio diverso da quello precedente. E questo spiega perché chi ha dimestichezza con la contabilità economica può leggere tranquillamente il bilancio di una qualsiasi società, che sia di una banca, che sia della Fiat, che sia di una qualsiasi altra società, è in grado di capirlo, è in grado di leggerlo. Alla stessa persona si dà il bilancio di un comune, non è più in grado di leggerlo perché questo è scritto secondo principi finanziari. Quali sono questi principi finanziari? Quello più semplice è quanto vi starò dicendo. Il comune rileva in contabilità il momento in cui si impegna a fare una determinata cosa. Esempio, il comune si impegna a comprare una partita di mele per la mensa dell'asilo nido, in quel momento registra la rilevazione finanziaria.
non è più il momento dello scambio monetario fra impresa e terzi, nel momento in cui pago, ma è il momento in cui mi impegno giuridicamente. Quindi il responsabile del settore economato o del settore assistenza sociale, dipende da chi verrà inserito per l'acquisto delle, chi sarà autorizzato ad acquistare la mela per l'asilo nido, farà una determina ed impegnerà il comune nei confronti del fornitore. Ovviamente prima avrà bisogno di conoscere esattamente la qualità delle mele, la quantità, il prezzo, eccetera, farà una gara, se la mensa è una mensa grande, quindi farà tutte le operazioni del caso, ma rileverà per il comune la parte finanziaria solo né solo né soltanto nel momento in cui impegna il comune a comprare una determinata cosa. Poi vedremo, è stato modificato recentemente, che oltre a questo impegno di carattere giuridico, il sinallagma in sostanza, quando il funzionario del comune dice mi sta bene questa partita di mele, prima di mandare l'ordine impegno le disponibilità finanziarie per pagare l'ordine. Vedremo che con il sistema armonizzato non solo farà questo, si terrà conto di questo, ma l'impegno è possibile anche trasferirlo nel momento in cui ci sarà il vero esborso di cassa. Quindi, però in questa cosa, in realtà il comune non dovrebbe mai dare disponibilità, perché non dovrebbe potersi impegnare per quello che ha o ha in partecipazione. Esatto. Allora, come mai? Devi pazientare che arriveremo più avanti. Che cosa succede? Facciamo un esempio subito di che cosa può succedere perché vada sotto. L'osservazione è acuta perché con questo sistema è molto semplice. Se ho disponibilità in un capitolo di spesa e prevedo di impegnare una determinata somma, i casi sono due: o la disponibilità finanziaria in bilancio e quindi impegno quella cifra, o non ho la disponibilità di bilancio e non l'impegno. Quindi il disavanzo di amministrazione, guardandolo così, sarebbe impossibile da ottenere, perché o ho la disponibilità finanziaria o non ce l'ho. Perché succede in alcuni casi il disavanzo di amministrazione? Vedremo più avanti. Uno di questi potrebbe essere quello più semplice, è per esempio che io vada ad ordinare qualche cosa senza impegno di spesa, i famosi debiti fuori bilancio. C'è la possibilità poi di riprenderli e di finanziare anche questi, ma questo ammettiamo che sia uno dei casi, poi ci sono altri casi che vedremo. Comunque, in termini generali, seguendo questi principi fondamentali, il bilancio del comune non dovrebbe mai teoricamente essere in deficit, al limite può arrivare a pari, perché altrimenti non si spiegherebbe. Allora, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza di cassa del primo esercizio del periodo considerato. Ecco perché previsioni di competenza e previsioni di cassa. Perché? Perché la competenza significa ho fatto un impegno di spesa, ho accertato un introito da parte del comune nella competenza 1/1/31 dicembre. E di cassa, perché devo anche avere la disponibilità materiale di cassa per far fronte all'eventuale spesa quando si presenterà la fattura al comune dell'acquisto delle mele. E le previsioni di competenza degli esercizi successivi, quindi 2017-2018 non ho bisogno di avere la cassa, perché questa verrà data al 31 dicembre con il fondo di cassa e verrà rinviato agli esercizi successivi.
Seguiamo ancora il comma terzo. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale, ovviamente, 1 dicembre, 31 dicembre 2016. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale attraverso l'adozione. Perché finanziario? Finanziario lo abbiamo visto prima, faccio l'impegno di spesa. Economico, questo lo vedremo poi anche in termini economici, il risultato economico di amministrazione. E patrimoniale? Perché patrimoniale? Patrimoniale perché attenzione che nel corso dell'anno, faccio un esempio, posso per esempio vendere un relitto stradale, quindi diminuisco il patrimonio, io ho un patrimonio di 100 euro, vendo ad un privato un relitto stradale perché quel pezzo di strada non mi serve più come comune, incasso una determinata quantità di denaro, incasso 10 euro, questi euro me li spendo per altre attività. È evidente che è vero che magari ho un bilancio finanziario inattivo, ma dall'altra parte ho avuto una diminuzione patrimoniale, perché mi sono venduto il relitto stradale. Quindi dobbiamo fare attenzione di avere un avanzo di amministrazione, ma non questo avanzo di amministrazione che non sia andato a detrimento al patrimonio complessivo del comune. Esageriamo. Ho le scuole elementari, ho solo le scuole elementari, vendo le scuole elementari, ho avanzo di amministrazione finanziario, ma non ho più le scuole elementari. In sostanza è come se il sottoscritto si vendesse la casa dove vive per andare in vacanza. È ovvio che sono felice perché sono andato in vacanza, ma mi sono diminuito da un punto di vista patrimoniale. Ecco perché. Attraverso l'adozione di che cosa per controllare questo sistema contabile? Della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria. Fermiamoci qua. La contabilità ha natura autorizzatoria. Che cosa significa questa natura autorizzatoria? Significa che quando approvo il bilancio di previsione, quando l'abbiamo visto prima lì su, entro il 31 dicembre approvo il bilancio di previsione al 30 dicembre, il Consiglio Comunale si riunisce ed approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Che cosa significa? Significa che dal 1 gennaio tutta la disponibilità sia in entrata che in uscita del bilancio di previsione sono autorizzato a fare le determine, per esempio, per la spesa. Quindi sono già autorizzato a spendere quelle previsioni che sono contenute nei vari capitoli di spesa. E consente la rendicontazione della gestione finanziaria. Questa è una conseguente. È una conseguenza. Se ho approvato il bilancio di previsione, questo mi consente ovviamente la rendicontazione finanziaria, che sarebbe, qua è richiamo esplicito, al rendiconto o al conto consuntivo, che dir si voglia. Vediamo la lettera B. Della contabilità economica patrimoniale ai fini conoscitivi, un accenno l'abbiamo già fatto prima, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale. Allora qua abbiamo già capito che non avremo solo un conto economico, un conto consuntivo di carattere finanziario, ma avremo anche quello economico e avremo anche quello patrimoniale. Quindi capire se economicamente, se la gestione in sostanza da un punto di vista economico è stata produttiva oppure no. Non solo, ma voglio anche capire il patrimonio se è aumentato o se è diminuito. Facciamo un esempio. Un qualsiasi comune aumenta la pressione fiscale dei propri cittadini perché ha intenzione di comprarsi un terreno
dove andrà ad edificare la casa di riposo per gli anziani. Allora che cosa succederà? Il rendiconto patrimoniale mi dirà: guarda, quest'anno c'è stato un incremento della pressione fiscale, ma questo incremento di pressione fiscale, questo sacrificio che hai chiesto ai tuoi cittadini, ha avuto un riscontro positivo nella situazione patrimoniale, perché il tuo patrimonio è aumentato. Questo lo vediamo subito. Un comune si indebita con la Cassa Depositi e Prestiti perché accende un mutuo, vedremo poi l'accensione di mutui, quindi a parità di condizioni aumenta le tasse ai propri cittadini perché deve rimborsare il mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, ma dall'altra parte è aumentato il patrimonio perché nel frattempo ha comprato un terreno o ha fatto qualche altra attività di carattere di investimento. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, ce lo dice qua, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Questo già ci giustifica il titolo "I bilanci del comune". A me non interessa niente la parte finanziaria, voglio capire la gestione economica del comune, se è andata bene oppure no. Non mi interessa la parte finanziaria, non mi interessa la parte economica. Io ho il dubbio che il comune abbia ottenuto dei buoni risultati in termini economici, in termini finanziari, perché ha depauperato il patrimonio del comune. Cara amministrazione, hai dato dei buoni risultati, ma vado a vedermi la parte patrimoniale, è stato un disastro perché ti sei venduta tutto. È stata una buona amministrazione, non è stata una buona amministrazione, queste sono critiche di carattere politico che farà il consigliere comunale, lo faranno i revisori di conti, o il revisore di conti, lo farà l'assessore al bilancio, lo farà chi di competenza. A noi interessa solo capire che cosa ci verrà posto alla nostra attenzione quando andremo a interessarci di capire come è andata la gestione comune. La rendiconto è legata a una relazione della giunta. Perché la relazione della giunta e non la relazione del consiglio comunale? Ogni tanto facciamoci delle domande. Perché la giunta è l'organo esecutivo. Il consiglio comunale è l'organo così volitivo. Ritinteggiamo la scuola elementare perché sono 20 anni che non viene ritinteggiata. La giunta avrà il compito esecutivo di fare in modo che venga ritinteggiata con i principi di efficacia ed efficienza. Il consigliere comunale chiede: è stata ritinteggiata la scuola? Sì. La giunta dovrà dire: è stata ritinteggiata con principi di efficacia e di efficienza. Efficacia lo abbiamo fatto, efficienza e abbiamo speso il minimo possibile dando la qualità del lavoro massimo possibile. Ecco perché la relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, se è stato efficace. Ho ritinteggiato la scuola, ho speso una scuola molto piccola di 500 metri quadrati, ho speso 1 milione di euro. Come ho speso 1 milione di euro? Non è possibile, non sei stato efficace. Culle per bambini, io ho visto fatture che costavano per l'asilo nido 1500 euro una culla per bambini. C'è qualcosa che non è possibile accettare, fatture del genere. Come si fa ad andare sotto? Uno è questo, un esempio, uno è questo. Efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e gli altri documenti previsti dall'articolo 11,4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 18, ripeto,
Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'organo esecutivo. Se il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare, non può certamente essere deliberato dall'organo esecutivo, dalla giunta, perché, come abbiamo visto prima, il bilancio di previsione viene approvato dal consiglio comunale. La giunta predispone gli schemi di bilancio, ma il bilancio viene approvato dal consiglio comunale. Qua facciamo una riflessione perché ci serve. Abbiamo già intuito la centralità del bilancio di previsione e prima ancora, secondo il mio punto di vista, del documento unico di programmazione. Perché? Perché nel documento unico di programmazione, trasferito poi nella parte esecutiva nel bilancio di previsione, si decide il destino economico, finanziario e patrimoniale della collettività. Quindi la maggioranza che siede in consiglio avrà le sue idee, quindi deciderà di destinare una parte delle risorse del bilancio di previsione a quegli scopi strategici. La minoranza avrà le sue idee, quindi la composizione, il confronto, non uso la parola scontro, ma il confronto fra le due opinioni di come utilizzare le limitatissime risorse di un comune verrà sintetizzata proprio in sede di approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione. È lì, abbiamo una torta di 100 euro, come decidere la divisione di questa torta? Facciamo solo investimenti pubblici, facciamo solo assistenza pubblica, facciamo un mix delle due, facciamo qualcosa di diverso. E qua si innesca anche il principio del bilancio partecipato. Per esempio, quanto il Consiglio Comunale è disposto a chiedere e a concedere ai cittadini per loro progetti? Il Consiglio Comunale, la maggioranza ha le sue idee, la minoranza ha le sue idee, e quanto destiniamo come bilancio partecipato a progetti che vengono direttamente costruiti dai cittadini? 50 euro, 100 euro, 500.000 euro? Nulla, non facciamo il bilancio partecipato. Tutte queste cose dovranno essere discusse in consiglio comunale e evidentemente molto prima in giunta municipale. E la previsione di bilancio mi serve se fai bilancio? Certamente, certamente. Sì. Sì. È una voce a parte? Sì. Può deciderlo il Consiglio Comunale di dire sì, decidiamo una parte di fare il bilancio partecipato, però deve essere indicato non solo la cifra quanta disponibilità, ma anche indicare come verrà. Che cosa si faranno non solo, ma anche si dovrà decidere in maniera democratica la partecipazione dei cittadini. Dovrà essere chiaramente indicato, guardate, l'amministrazione comunale ha intenzione di attuare il bilancio partecipato, questa è la parte della fetta della torta, scusate il termine, questa è la parte finanziaria che viene dedicata a questa parte, queste sono le indicazioni della partecipazione sociale al bilancio partecipato. Quindi non so, si chiederà alle associazioni, si chiederà di indicare le varie associazioni chi siano i rappresentanti di queste associazioni e si deciderà come democraticamente arrivare alla conclusione del progetto perché venga poi eseguito dalla giunta municipale. Quindi dovrà essere un percorso non solo di carattere finanziario economico, ma anche un discorso di democrazia dal basso.
Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato dal numero 4.4 di cui è il decreto legislativo sempre 2011 numero 118. Nel bilancio, nel conto consuntivo, l'ente dovrà approvare anche il bilancio consolidato dei propri organismi, delle partecipate, per esempio, delle società in house. Quindi andranno in contabilità, andranno esaminati anche i risultati di queste società. Perché se una di queste società va male, è evidente che il comune che partecipa a questa società dovrà provvedere, nel caso ci sia un disavanzo di amministrazione, una perdita di esercizio, in questo caso utilizziamo il termine corretto, se ci sarà una perdita di esercizio dovrà coprire con dei fondi per coprire la perdita di esercizio. Quindi vedete che non è solo focalizzato il discorso, ma andiamo in consiglio comunale, andiamo a sentire la discussione del bilancio di previsione o la discussione del rendiconto, ma questi documenti inglobano al loro interno una serie, una galassia di altre informazioni. Ecco per cui saperli leggere in maniera corretta e avere una visione complessiva e il più possibile attinente a ciò che è successo in termini finanziari e economici dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di tutta questa galassia informativa. Andiamo a leggerci l'altro articolo di cui abbiamo detto prima, che è questo qua, il 170,1. E ritorniamo nel testo unico 267 del 2000 e andiamo a prenderci l'articolo 170, che richiama anche questo, il documento unico di programmazione. Eccolo lì. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione. Lo vediamo qua. La Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione. Nota di aggiornamento, dice il legislatore, perché abbiamo visto la scansione temporale tra il 31 luglio e entro il 15 di novembre. Quindi in questo frattempo può essere successo qualcosa, non uno stravolgimento. La Giunta mi farà poi le note, allora facciamo un documento unico di programmazione all'acqua di rose. No, non sarà così. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dell'esercizio 2015, qua parla per il 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione, allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale programmatica. La relazione previsionale programmatica era il documento unico di programmazione prima dell'armonizzazione, che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Questo era relativo al 2015. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016, quest'anno, e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2015. Non tutti gli enti nel 2015 avevano già adottato il bilancio armonizzato, alcuni sperimentali lo avevano già fatto, altri no.
Il comma secondo ci dice che il documento unico di programmazione a carattere generale costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Il documento unico di programmazione si compone di due sezioni, l'abbiamo già scoperto, sezione strategica e sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, 5 anni, l'abbiamo già detto, la seconda pari a quello del bilancio di previsione, che questo invece ha durata triennale. Il documento unico di programmazione predisposto nel rispetto di quanto previsto al principio applicato della programmazione di cui è legato 4.1 decreto legislativo 111 numero 118 e successive modificazioni. Il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Senza il documento unico di programmazione è possibile approvare il bilancio di previsione? No. Quindi, se si arriva in consiglio comunale la proposta di approvazione di un bilancio di previsione e i consiglieri non hanno visto il documento unico di programmazione, che cosa devono fare? Devono salutare cortesemente ed andarsene. Non è possibile approvare un bilancio di previsione senza prima l'approvazione del documento unico di programmazione. Per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, vedremo che i comuni vengono divisi in classi demografiche, predispongono il documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato numero 4/1 del decreto 111 del 2011-118. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione. Quindi attenzione, qua ci richiama, e lo vedremo per fine di questo incontro, anche uno schema di regolamento di contabilità. Che cos'è il regolamento di contabilità? Lo vedremo in anticipo. È un regolamento che disciplina esattamente non solo come dovrà essere tenuta la contabilità, ma tempi e modi di tenuta di contabilità, tempi e modi di esercizio per i responsabili di servizio per le determine di impegno o di accertamenti, tempi e modi e svolgimento dell'attività del collegio dei revisori di conti o del revisore unico. Quindi abbiamo scoperto una cosa, che non solo il documento unico di programmazione è fondamentale, ma prima ancora di questo dovremmo andarci a leggere il regolamento di contabilità. Il regolamento di contabilità, in genere, non sempre, ma in genere, fa parte del patrimonio delle minoranze, perché le minoranze lo conoscono a menadito e in questo caso, utilizzando proprio il regolamento di contabilità, riescono a fare opposizione a ragion veduta, perché prendono il regolamento di contabilità, dicono: egregio assessore bilancio, questa cosa, secondo il mio punto di vista, secondo la mia lettura, contrasta con quanto stai proponendo il Consiglio Comunale, perché non rispetta, secondo la mia interpretazione, il regolamento di contabilità. E quindi anche questo è uno strumento importantissimo da leggere e conoscere approfonditamente. Andiamo a vederci, ritorniamo ancora sul documento unico di programmazione, sulla slide. Mi si è inceppato. Allora, questo lo abbiamo visto. Ha due sezioni, la sezione ESS, sezione strategica, e la sezione operativa, SO. La SS ha durata
SES a durata temporale pari a mandato amministrativo, lo abbiamo già scoperto, 5 anni, la sezione operativa SEO pari a quella del bilancio di previsione che avrà durata 3 anni. Che cosa ci sarà nella sezione strategica? Ci saranno gli investimenti e razionalizzazione delle opere pubbliche, vogliamo fare un nuovo asilo nido, programmi e progetti di investimento, vogliamo fare il nuovo asilo con indebitamento alla Cassa Depositi e Prestiti, vogliamo fare l'asilo nido con le tariffe e i tributi, aumento le tariffe, aumento i tributi, diminuisco le tariffe, diminuisco i tributi. La spesa corrente, che cos'è la spesa corrente? È tutta la spesa che serve per far funzionare materialmente il comune. Un esempio di spesa corrente, ne cito solo uno, dopo ne vedremo molti altri. Qual è la spesa corrente che di sicuro ha un comune? Ditemelo voi. Il personale. Il personale deve essere retribuito, non molto, perché sapete che gli stipendi dei dipendenti del comune sono piuttosto miserrimi, sono fermi oramai da 7 anni. Ah, ma voi in comune siete sempre... Quando vengo in comune non c'è mai nessuno. Non ci siete mai, siete sempre in ferie e avete degli stipendi stellari. È sufficiente chiedere quant'è la busta paga di un dipendente medio e vi renderete conto che siamo a stipendi medio bassi. L'indebitamento, dobbiamo capire se siamo indebitati oppure no. Abbiamo fatto 3 asili nido, 4 scuole elementari nuove, 5 scuole medie e in più abbiamo dato un locale per abbiamo dato un terreno, abbiamo acquistato un terreno perché ci sarà la nuova facoltà di veterinaria sul nostro territorio. E come le abbiamo fatte tutte queste cose? Abbiamo chiesto dei mutui, sì, ma i mutui dovranno prima o poi essere rimborsati. Quindi ci siamo, è vero che abbiamo fatto tutte queste bellissime cose, è vero che saranno utili per le generazioni future, ma chi è presente sul territorio si è indebitato, quindi i cittadini di quel comune dovranno in qualche modo far fronte a quel tipo di indebitamento. Sì, ma io sono il comune di Venezia o il Casinò, posso permettermelo, certamente, anche il comune di Sanremo, certamente, perché hanno entrate extra tributarie e già incominciamo ad entrare nel ragionamento, sono entrate che non dipendono dalle tasche dei cittadini, ma che dipendono da altri. Se ci sono solo le tasche dei cittadini a cui fa riferimento, l'indebitamento è uno degli indicatori, degli indici, lo vedremo, sto cercando di dare tutti gli strumenti, le indicazioni per capire che cosa ci sarà più avanti. Gli equilibri della situazione corrente, dobbiamo capire se il nostro bilancio è in equilibrio oppure no. Vogliamo fare un sacco di belle cose, un nuovo giardino d'infanzia, benissimo, abbiamo le disponibilità e la gestione delle risorse umane per fare il nuovo giardino d'infanzia. Vogliamo fare il nuovo giardino d'infanzia, non abbiamo nessun operaio comunale, non abbiamo il geometra, non abbiamo l'ingegnere comunale. Come facciamo a fare questo nuovo esercizio d'infanzia? E se lo abbiamo, quante ore dedichiamo del geometra comunale per il coordinamento degli operai per il nuovo giardino d'infanzia? Perché abbiamo, per esempio, una discarica che ci dà dei problemi. Quindi possiamo effettivamente utilizzare queste risorse umane per fare il nuovo giardino d'infanzia? Sì oppure no? Se sì, in quale percentuale? 100%, 20%, 10%? Coerenza e compatibilità con il patto di stabilità interno e con i vincoli della finanza pubblica. Non solo abbiamo tutte queste belle cose, ma dobbiamo anche il patto di stabilità, e c'è anche l'appendice, e crescita del patto di stabilità interno che sarà esame dell'ultimo incontro. Quindi non solo tutte queste belle cose, ma dobbiamo tener conto anche del patto di stabilità interno. La parte operativa.
si divide in due parti. La parte 1 riguarda le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate. Vogliamo fare il giardino d'infanzia perché abbiamo un alto tasso di natalità nel nostro comune. E la parte seconda contiene la programmazione dettagliata. Come vogliamo farla, con quale risorse e perché, lo abbiamo visto prima. Andiamo a questo punto a vedere una delibera di approvazione di un documento unico di programmazione. Ho preso un comune qualsiasi, non ci interessa il comune quale che sia, dobbiamo capire che cosa stiamo leggendo, che cosa ha detto questo comune. Il Consiglio Comunale, premesso che con decreto legislativo 118/2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e loro organismi. Quindi abbiamo visto che il documento unico di programmazione deve essere stilato e deve contenere varie informazioni, non solo proprie del comune, ma delle regioni, degli altri enti locali ed altri. Decreto Presidente Consiglio Ministri 2011 è stata avviata la sperimentazione di sistemi contabili, di cui abbiamo parlato prima, perché non tutti i comuni nel 2015 erano titolati per la sperimentazione. Visti, che cosa vede questo Consiglio Comunale? La delibera Consiglio Comunale numero 31 dell'agosto 2014 dichiarata immediatamente eseguibile. Che cosa vuol dire dichiarare una delibera immediatamente eseguibile? Vuol dire questo: dopo che una delibera, una qualsiasi delibera, viene approvata, il Consiglio Comunale o la Giunta può decidere di renderla immediatamente eseguibile con una successiva votazione separata e distinta rispetto alla votazione di approvazione della delibera. Esempio: approviamo l'acquisto di mele, favorevoli, maggioranza favorevoli. Bene, favorevoli 8, contrari nessuno. La volete che la rendiamo immediatamente eseguibile senza aspettare i termini per l'eseguibilità? Altra votazione, immediatamente eseguibile, da domani si possono comprare le mele, anzi da subito si possono comprare le mele. Avente oggetto bilancio triennale unico 2014-2016, secondo gli schemi di bilancio armonizzato ai sensi del decreto legislativo, quello lì. La delibera di giunta comunale 139/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo ente ha aderito alla sperimentazione contabile dal 1 gennaio 2014, visto il decreto del Ministero Economia e Finanza 15/11/2013, che ha inserito il comune di fra gli enti di sperimentazione contabile, considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente alla programmazione prevede tra gli strumenti di pianificazione dell'ente il documento unico di programmazione di cui DUP, il quale si compone di una sezione strategica e una sezione operativa, considerato che il DUP per gli enti sperimentatori sostituisce la relazione previsionale programmatica e che, con riferimento all'esercizio 2014, il termine di presentazione è fissato a regime entro il 31 luglio di ciascun anno, non è vincolante. Rilevato che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce presupposto per l'approvazione del bilancio previsione 2014, dato atto che lo schema del DUP approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 138 del 10/10/2014, esecutiva ai sensi di legge ed allegato al presente atto, contiene gli elementi minimi indicati nei principi di programmazione sopra richiamato, considerato che tutti gli assessori eccetera eccetera, delibera di approvare il documento unico di programmazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
quindi abbiamo visto che richiama una serie di altri, compiti, di altri provvedimenti che sono utili per l'approvazione del documento unico di programmazione. Vediamone subito uno. Abbiamo ancora un'ora, abbiamo tempo per farlo. Partiamo dall'indice. Abbiamo già capito che cosa ci sarà qua dentro. Nella sezione strategica ci saranno le condizioni esterne, farò un elenco dell'analisi strategica delle condizioni esterne, della popolazione e situazione demografica, delle sinergie e forme di programmazione negoziata, non leggo tutto, delle condizioni interne. Nella sezione operativa invece ci sarà la valutazione generale dei mezzi finanziari, per esempio le entrate tributarie, imposte e tasse dei cittadini. Sempre nella sezione operativa ci saranno la definizione degli obiettivi operativi, per esempio la giustizia, per esempio servizi generali istituzionali, l'energia e fonti energetiche, ti racconto anche di questo. Sempre nella sezione operativa che cosa avremo? Avremo la programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio. Dobbiamo capire con quale personale lo dobbiamo fare. Leggiamo la presentazione, poi entreremo nella discussione. Leggiamo solo questa. La programmazione di bilancio è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Quindi facciamo un esame di tutto ciò che ci serve sia in termini di sviluppo economico sia in termini di sviluppo sociale, di tutti questi elementi per raggiungere gli obiettivi che abbiamo scritto nel documento unico di programmazione. Andiamo a vedere, saltiamo tutta questa parte che dovrebbe essere data per letta, ma per ragioni di tempo non possiamo concentrarci sulla lettura. Andiamo per esempio a vedere il primo dato e qua faremo dei riferimenti. Popolazione, andamento demografico. Questo è un piccolo comune. Che cosa ci dice l'andamento demografico di questo comune? Ci dice che la popolazione delegale all'ultimo censimento è stata di 4.350, il movimento demografico è leggermente aumentato a 4.399, vediamo il saldo naturale, il saldo deceduti e i nati, gli immigrati e gli emigrati, e siamo arrivati a 4.384, leggermente in aumento rispetto al dato di partenza dell'ultimo censimento. Abbiamo la popolazione suddivisa per sesso e che cosa vediamo? Vediamo che in questo caso i maschi sono superiori rispetto alle femmine. Ma andiamo a vedere la composizione per età. La prescolare da 0 a 6 anni 297, scuola dell'obbligo 7 a 14 anni 360, forza lavoro da 15 a 29 anni 677, la popolazione in età adulta da 30 a 65 anni sono 2241, la popolazione in età senile oltre 65 anni sono 809. Vabbè, questi sono solo dati. Adesso siamo tutti quanti assessori di questo assessore ai servizi sociali di questo comune. Tutti quanti noi siamo assessori ai servizi sociali. Che cosa andiamo a vedere? Siamo interessati alla nostra popolazione. Quindi questi dati sono per noi essenziali. La popolazione, se sommiamo la popolazione prescolare e quella della scuola dell'obbligo, vediamo che sono tra 610-620 persone, se non ho sbagliato i calcoli, tra 2,5 e 1,6, 650.
circa. Andiamo a vedere la popolazione in età senile. Sono 809. Noi che siamo tutti assessori ai servizi sociali, questo è un dato essenziale. Perché? Perché vediamo che non abbiamo bambini in confronto alle persone anziane. Quindi questo per noi è un dato essenziale. Che cosa andremo a dire in giunta? Guarda, cara amministrazione comunale, che io, assessore sociale, che cosa chiederò? Risorse. Risorse, perché gli anziani di sicuro domani mattina, sono stato eletto oggi, domani mattina mi presento in comune, di sicuro mi si presenterà un anziano che mi chiederà qualche cosa. Non solo, ma dato che non ho bambini sul mio territorio, dovrò concentrare in termini generali la mia azione non solo sui bambini, che sono pochi, ma soprattutto sugli anziani. Quindi dovrò dare la dimensione della mia azione politica orientata evidentemente in quella frazione di popolazione che mi chiederà più servizi. Mi chiederà più servizi quali? I bambini o gli anziani? Gli anziani, ovviamente. Noi adesso siamo tutti imprenditori edili di quel comune. Andiamo in comune e diciamo: ma guardate, vado su all'ufficio tecnico, parlo con l'assessore alla programmazione del territorio, all'edilizia pubblica, dico: caro assessore, sono l'ingegner Pernecchele Gabriele, ho una mia ditta è una mia ditta edile, ho intenzione di fare una lottizzazione per fare delle villette per famiglie numerose. Faccio 5-6 stanze più garage più cantina per le famiglie numerose, perché ho intenzione di venderle e quindi di avere attività. E l'assessore alla programmazione del territorio mi dirà: scusi, guardi, lei non ha visto il documento unico di programmazione? Guardi che famiglie numerose nel mio comune non ci sono, quindi lei faccia pure la sua lottizzazione, però io la invito a riconsiderare meglio la situazione, perché probabilmente non riuscirà a venderne una, in quanto la dimensione della popolazione di questo comune non richiederà, probabilmente richiederà invece che cosa? Richiederà invece dimensioni molto più ristrette, tipo famiglie mononucleari o composte al massimo da 2-3 persone. Quindi, se vuoi fare la sua lottizzazione, dovrebbe, secondo quanto è descritto nel documento unico di programmazione, essere concentrata lì. Oppure, se vuoi fare non solo unifamiliari, ma probabilmente non a 2 piani, ma a piano terra. Perché? Perché abbiamo una dimensione senile piuttosto avanzata. Quindi, se lei ha intenzione di vendere un appartamento di 2 locali al 3° piano, probabilmente non riuscirà a venderlo e venderà tutti invece gli appartamenti a piano terra. Non solo. Si presentano 2 laureati in infermeria che dicono: ma noi abbiamo intenzione di fare un centro diurno per anziani, con possibilità di ospitare gli anziani anche la notte, per esempio nel periodo estivo, quando le famiglie vanno in vacanza, quindi hanno necessità di collocare l'anziano o gli anziani in strutture protette che siano accuditi. Sarebbe una buona idea, avrebbe una possibilità di sviluppo questa idea nel mio comune? Certamente sì, guardando la dimensione sì. Dall'altra parte si presentano 2 signorine neodiplomate in scuola di infanzia che dicono: ma abbiamo intenzione di aprire un baby land, un'attività di accoglimento per bambini. Beh, insomma, fate attenzione, care signorine, perché il tasso di natalità, lo vedete lì, non ci permette tutto questo. Quindi vedete che a semplice lettura di un primo dato sulla popolazione ci può dare una dimensione non solo sociale, ma anche economica,
del comune. Quindi dalla lettura attenta del documento unico di programmazione possiamo avere una indicazione di che cosa succederà. Guardiamo un dato che in genere non viene mai discusso, mai criticato nel senso di capire che cosa significa quel dato. Tasso demografico, il tasso di natalità per 1000 abitanti, 0,84. Che cosa significa? Significa che questo comune nel prossimo futuro avrà un problema di popolazione, perché un tasso di natalità per 1000 abitanti 0,84 è molto basso, dovrebbe essere 1,5, 2 o più. Che cosa significa quello 0,84 lì? Significa, a parità di qualsiasi altre condizioni, quando in una società si creano dei buchi, questi buchi vengono coperti con altri elementi di carattere sociale. Se diminuisce la popolazione, se non ho tasso di natalità, significa che probabilmente avrò un incremento dell'immigrazione in quel paese, perché da solo questo comune non riesce a far fronte all'incremento demografico. Lo vediamo meglio qua, l'andamento storico. Nati nell'anno, vedete che nel 2010 ce ne sono stati ben 50, 2013-2014 37, quindi siamo andati in diminuzione. I deceduti, guardiamo che questo, ma vedete, 34, questo più o meno è rimasto stabile. Guardiamo invece il movimento migratorio. Gli immigrati nell'anno, da 135 sono arrivati fino a 104, però guardate il 2013, 151, hanno fatto il record, e guardiamo gli emigrati, 116, 102, 145, 114, 131. Quindi il saldo migratorio è stato negativo. Tasso di natale abbiamo visto, quindi vedete che questo comune, proprio per il tasso di natalità dello 0,84, ha un movimento migratorio di immigrati ed emigrati piuttosto alto. Quindi questo comune significa che ha un ricambio di popolazione residente piuttosto marcato. Quindi non è un comune che stanno lì per generazioni, come succedeva nei nostri piccoli comuni, ma è un comune che ha un ricambio di popolazione, e questo significa probabilmente richiesta di servizi sociali. Rapporto di mascolinità, andiamo avanti, gli indicatori e confini, andiamo avanti e prendiamo altri dati. Pianificazione territoriale, ecco qua, servizi al cittadino. Dopo l'esame della popolazione andiamo a vedere il servizio al cittadino. Asili nido ne abbiamo uno, ne facciamo un altro, ci siamo appena insediati, facciamo un nuovo asilo nido. Abbiamo visto prima che se noi dovessimo presentarci alle elezioni amministrative e nel nostro programma, al primo punto, costruzione di un nuovo asilo nido, probabilmente la gente non ci voterà, perché non serve, semplicemente perché non serve. Quanti bambini, quanti posti sono disponibili? 26. Quindi fare un asilo nido per 26 bambini forse no, non è. Scuole materne, ovviamente ne abbiamo uno, posto 140, scuole elementari 1 con 250 posti, scuole medie 1 con 120 posti. Guardate le strutture per anziani. Niente. Eppure, al nostro primo punto della nostra campagna elettorale, un centro diurno per anziani, dove gli anziani vanno lì, si incontrano, giocano a carte, discutono fra di loro. Sarebbe utile per questo comune, per il nostro comune? Certamente sì. Altre dotazioni, non c'è la farmacia comunale, punti luce, eccetera, personal computer, queste sono tutte cose. Andiamo a vedere
Qua sono le attività economiche, le saltiamo nell'elenco, qua si ha anche una visione di com'è la situazione economica, per esempio di quante, che ne so, attività riguardanti le lotterie, eccetera, quante ce ne sono, quante industrie ci sono, quali tipi di negozi ci sono tutti derivati dal codice Ateco, quindi è facile anche capire nel dettaglio di quali attività economiche stiamo parlando. Questo sarebbe utilissimo, per esempio, per l'assessore allo sviluppo economico, che andandosi a vedere quella tabella magari ha idee di come sviluppare l'economia del suo comune. Organismi e consorzi, andiamo avanti, qua sono l'elenco di tutte le società che sono partecipate da quel comune. Per esempio, abbiamo un'altra informazione nel documento unico di programmazione: le opere pubbliche in corso di realizzazione. Io sono il nuovo assessore, non so niente, la prima cosa che devo fare dal mio punto di vista è quello di leggermi l'ultimo documento unico di programmazione che è stato approvato, perché qua ho la visione strategica e operativa della situazione attuale del comune che mi appresto ad amministrare. Questo invece ci interessa a tutti. Principali tributi gestiti: l'imposta municipale propria, vedete, 467.000 euro nel 2016, pari al 34, ha un peso sul totale delle entrate dei tributi del 30,4%, quindi un terzo. Che cosa significa questo? Significa subito capire che questo comune non ha entrate extratributarie, non ha sul suo territorio per esempio una discarica che gli genera utili, non ha un flusso turistico, non ha un casinò municipale. Se un terzo è derivato dall'imposta municipale propria, un terzo del totale delle entrate, significa che tutte, la maggior parte di queste attività economiche e sociali che il comune vuole svolgere, questo andrà a richiedere sacrifici ai propri cittadini. Quindi la gestione amministrativa economica di questo comune dovrà essere molto attenta, perché non ci sono altre entrate. La TASI pesa per il 14,7%, l'addizionale comunale all'IRPEF per il 25%, l'imposta sulla pubblicità 27%, scusate, la TARI 25%, ecco, la tassa sui rifiuti 25%. È un comune che si fa pagare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Ecco che l'assessore all'ecologia può dire: sentite qua, io ho intenzione di riprogrammare la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, ho intenzione di fare un servizio in gestione, ho mille buone idee per cercare di gestire in maniera ottimale la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, magari cercando di ridurre la TARI. Un'occupazione solo pubblico, imposta su pubblicità sono 0, quindi vedete che questo comune nella quasi totalità, 30, 14, 25, 25, vedete che nella quasi totalità assume le risorse per la sua gestione dalle imposte dei cittadini. Quindi l'assessore al bilancio dovrà confrontarsi quotidianamente con le difficoltà finanziarie del comune e soprattutto dovrà giustificare, ecco che ci riporta all'approvazione del conto consuntivo, come sono state spese le imposte che sono state chieste ai cittadini. Qua da un dettaglio di che cos'è l'imposta municipale propria, l'IUC, componente dell'uno e del qua fa un dettaglio, basta leggerlo, noi andiamo avanti. L'addizionale comunale all'IRPEF
notiamo una cosa, lo dico perché lo guardo così. Guardate per esempio l'Atari, che cosa dice nel 2016? 393.000 euro, 395, 398 in aumento. In aumento. Bene, è necessario fare una politica per la riduzione della Tari, siccome dobbiamo programmarla. Guardate l'addizionale comunale sull'IRPEF, 430, 430, 430. Bene, abbiamo visto che è il 25%. No, quant'era, scusate, non voglio citare dati. Il 27,9%, quindi più alta. Ma chiediamoci una cosa: qua dice che l'IRPEF resta l'addizionale comunale sull'IRPEF resta costante. Bene, siamo tutti felici, siamo così sicuri? Con la crisi economica, siamo sicuri che Pernekele nel 2018 avrà lo stesso reddito dichiarato? Nel riferimento al 2016, se la crisi economica sarà sconfitta, come me lo auguro bene, ma se Pernekele perderà il posto di lavoro, la sua addizionale comunale non sarà sicuramente uguale al 2016. E così per tutti i cittadini di questo comune. Quindi questo è un dato che può far riflettere. Questo è un dato che inserito nel documento unico di programmazione può dare dei risultati e delle sorprese in ragione dell'andamento complessivo dell'economia italiana. Posta comunale sulla pubblicità dice che sarà esattamente uguale, la tassa occupazione suolo pubblico, la COSAP, per esempio, qua domani mattina ci sarà il mercato, chi va al mercato paga al comune l'occupazione del suolo pubblico, in ragione dell'andamento dell'economia complessiva italiana, magari qualche ambulante obtorto collo non farà più mercato, non verserà più la cosa, eppure qua è indicata costantemente per tutti i 3 anni. L'unico che si stimi con lui, che anche cresce. Ma perché c'è una proiezione che fa, cioè il tasso sui raccogli dei Rifiuti. rifiuti è determinato da vari parametri Certo. e con diverse percentuali Sì. che abbiamo visto che cosa ha i giri di più raccolta che ma tornando a te potrebbe rivedere il sistema di raccolta. Tornando indietro, riducendo quindi partendo quel valore che deriva dalla roba che porta un servizio, ma che se paga anche niente, insomma. Mi viene da dire, eravamo 10 anni fa, Che cosa sta dicendo? Avete notato che cosa, a quale punto siamo arrivati? Non abbiamo ancora visto il bilancio di previsione, stiamo solo guardando il documento unico di programmazione e la discussione, ma perché? Non è possibile fare diversamente. Guardate che probabilmente abbiamo già dato una lettura critica, non del bilancio, ma di qualcosa che darà la possibilità di approvare il bilancio. Stiamo già comprendendo che cosa c'è scritto nel bilancio di previsione. Ed è un'ora e un quarto che stiamo colloquiando su piccoli dati, su dati generali, eppure abbiamo già un'acuta osservazione. Andiamo avanti, quindi vedrete che quando, man mano che andremo avanti, le osservazioni saranno ancora più. Andiamo a vedere. Tariffe e politica tariffaria. Quando abbiamo la parolina politica significa discussione. Prendiamo questi, per esempio, principi e principali servizi offerti al cittadino. Se offriamo dei servizi dobbiamo stare attenti perché abbiamo visto che non abbiamo entrate extratributarie, dobbiamo chiedere sacrifici. Servizio mensa scolastica, 19.800 euro, il peso sul totale di questi servizi il 29%.
Guardiamo l'altro. Pasto veicolato per anziani, 21.000 euro, il 31,1%. Vediamo che questo servizio nel totale è quello che pesa di più. Perché è quello che pesa di più? È una sorpresa? No, non è affatto una sorpresa. Questo servizio cerchiamo di ridurlo, cercheremo di ridurlo nella nostra azione amministrativa dei 5 anni. Sarà esatto contrario, questo servizio verrà aumentato, perché abbiamo visto che gli anziani, abbiamo visto la popolazione in età adulta, questa popolazione in età adulta verrà trasformata in popolazione in età senile e non abbiamo bambini. Ridurremo invece il servizio mensa scolastica, ma cosa stai dicendo, assessore servizi sociali? Ridurre i pasti per i miei bambini, vuoi che i miei bambini muoiano di fame? Ma no, care famiglie del mio comune, perché questo sarà l'andamento. Dobbiamo razionalizzare questo e cercare di dare più risorse, se abbiamo solo questi due servizi, per gli anziani, perché affronteremo questo problema. Servizio spazio gioco 3.000, provento usi locali 2,2%, proventi ad uso da palestra in piazzi sportivi 12,5%, servizio di assistenza domiciliare 20,6%. Prendiamo chi utilizza il servizio assistenza domiciliare? Gli anziani. Lasciamo perdere la parte dopo la virgola. 20% e 31% quanto fa? Fa il 51%, più della metà. Di che cosa stiamo discutendo in questo comune? Di servizi, stiamo discutendo servizi agli anziani. Non stiamo parlando di servizi alle famiglie, o ai bambini, o agli studenti universitari. Stiamo parlando di servizi agli anziani, mirati agli anziani. Questo è. Poi si discuterà di mille altre cose. Qua c'è il dettaglio del servizio della mensa scolastica, il pasto veicolato per gli anziani. Guardate questo, per esempio. Gettito stimato 2016-21, 2017-21 e 500, 2018-22. Prima abbiamo visto che la Tari era rimasta uguale, qua invece vediamo che questo servizio è previsto in aumento e sarà sicuramente in aumento. Discussione, osservazione, dato che siamo sull'argomento. E come lo gestiamo questo servizio? Sappiamo perfettamente che questo servizio ci chiederà ancora più risorse, come razionalizzarlo? Perché dobbiamo, questo è un servizio, abbiamo visto che ci costa il 51% di tutti i servizi alla popolazione, come lo organizziamo? Facciamo un nuovo centro di preparazione dei pasti caldi, come li distribuiamo? Compriamo un nuovo mezzo adatto per la distribuzione dei pasti? La distribuzione dei pasti lo facciamo con personale comunale o con volontari del comune? Se lo facciamo con volontari del comune, dobbiamo organizzare un'assemblea, un incontro con le varie associazioni di volontariato e fare un disciplinare, stilare un disciplinare che ci consenta questa distribuzione dei pasti. Chi mandiamo a distribuire questi pasti? In quali tempi? Come organizzarli? Non possiamo esimerci da questi compiti, perché abbiamo visto che sarà uno dei compiti principali che riguarda l'assistenza agli anziani. Qua ci sono i campi da tennis, ci dicono un sacco di cose. Ecco, il pasto per gli anziani abbiamo visto che ci fa che ci darà un introito. La tariffa pasto veicolato per anziani 6,50 euro. Bene, è
è caro, è economico, chiediamo di più, chiediamo di meno, sì, no, perché? Questa fa parte della tariffa. Se sbagliamo il calcolo del 6,50 euro, probabilmente il servizio pasti per anziani dobbiamo chiuderlo. Se sbagliamo in difetto, se lo sbagliamo in eccesso, probabilmente qualche anziano non lo chiederà più e quindi avremo un problema di carattere sociale, perché l'assistente sociale un bel giorno chiama l'assessore del servizio sociale e dice: senta assessore, io qua mi mancano 10 anziani, c'era Pernechele che veniva a chiedermi il pasto, questa volta non l'ho visto, non me lo chiede. Perché? Io l'ho chiamato per Nechele e mi dice: ma Waltri, siete troppo cari, con la mia pensione non riesco più a pagarmi il pasto, devo andarmi al mercato da solo, prendermi le patate e mangiare patate mezzogiorno, pomeriggio, sera, perché con la mia pensione non ce la faccio più. Bene, per Nechele lo lasciamo mangiare patate dalla mattina alla sera, no? Non più fare qualche cosa. Allora per lui dobbiamo avere una tariffa mirata per quella classe di pensione. Come farlo? Per esempio, questo comune usa l'ISEE e qua dice come fino a 5.000 euro, per me che ha una pensione da politico italiano di 5.000 euro al mese, altro che 6,50 euro. Caro Pernechele, se tu vuoi il pasto degli anziani, perché oramai hai 70 anni ma sei un ex deputato della Repubblica, 5.000 euro al mese di pensione, il tuo pasto lo paghi 15 euro, 20 euro. Pernechele, bracciante agricolo che ha una pensione di 600 euro al mese, no, il tuo pasto è di 3,50 euro. Quindi in giunta si dovrà discutere anche di questo. E non stiamo ancora parlando di bilancio di previsione. Ecco qua. Qua entriamo in più in dettaglio nella spesa corrente per missione. Che cosa sono le missioni? Le missioni sono tutti i servizi che vedete qua sulla vostra destra. Servizi generali istituzionali, giustizia, ordine pubblico e sicurezza, e li potete vedere lì. Allora, la programmazione della spesa corrente di tutta questa è questa. Abbiamo detto prima che una spesa corrente che sicuramente avranno tutti i comuni è la spesa del personale, e andiamo a vederlo subito. Servizi generali istituzioni, vedete lì il 38,6%, 820.000 euro, vedete che è la cifra più alta rispetto a tutte le altre. Per la giustizia il nostro comune non vuole spendere un centesimo, per l'ordine pubblico e sicurezza il 2,5%, vi leggo solo le percentuali per capire, l'istruzione a diritto allo studio l'11,3%, la valorizzazione dei beni culturali 4,6%, politica giovanile, sport e tempo libero 1,6%. Per forza. Ma io sono l'assessore allo sport? No, perché lo sport è indispensabile per l'educazione civica dei bambini, dobbiamo fare più attività sportive per i bambini, perché un buon bambino che crescerà con principi democratici ed è già abituato a seguire le regole della partita di calcio, questo si trasferirà in un cittadino modello. Sì. Bene, ma devo compararlo con altre necessità. Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente 18,7%, politica sociale della famiglia 11,5%, vedete che questo è più o meno comparato all'istruzione e diritto allo studio, e poi sono tutti 0,1%. Quindi la spesa corrente di questo comune come sarà focalizzata? Praticamente in quattro categorie: spese per il personale, istruzione pubblica e diritto allo studio, controllo dell'ambiente e spesa per la politica sociale. Chi saranno
gli assessori interessati saranno due: sport a tempo libero e assistenza sociale e controllo dell'ambiente. Niente di più, perché l'altro, abbiamo visto, è tutta spesa del personale. Quindi l'assessore che farà istruzione pubblica, sport a tempo libero e assistenza sociale sarà l'assessore che spenderà di più in questo comune, perché ha necessità, perché l'abbiamo visto prima. Qua la rappresentazione grafica di quanto abbiamo detto prima, spesa corrente. Qua abbiamo il riepilogo delle missioni, sono solo riepiloghi. Qua abbiamo la gestione del patrimonio, anche qua ci dice come è diviso l'attivo e il passivo patrimoniale, per capire come sarà la variazione del patrimonio. Qua abbiamo la parte delle disponibilità e di risorse straordinarie. E dove verranno le risorse straordinarie, quelle non ordinarie derivate dalla tasca dei cittadini? Trasferimenti a amministrazioni pubbliche e contributi per gli investimenti. Non abbiamo altri, non abbiamo discariche, non abbiamo casinò, non abbiamo trasferimenti dall'Unione Europea, non abbiamo trasferimenti da istituzioni sociali private e tantomeno trasferimenti da famiglie ed imprese. Dobbiamo fare con ciò che ci darà lo Stato, l'amministrazione pubblica e i contributi per gli investimenti che verranno dallo Stato e dalla Regione. Non abbiamo nessun'altra entrata di carattere straordinaria. Qua abbiamo l'esposizione per l'indebitamento, per esempio. Qua fa riferimento ai primi tre titoli, già incominciamo ad introdurci nelle entrate tributarie, trasferimenti correnti dello Stato, delle extratributarie. Con l'esposizione abbiamo gli interessi passivi su mutui. E vediamo che è sostenibile, perché se facciamo un raffronto fra il totale delle entrate dei primi tre titoli e qua abbiamo solo gli interessi passivi di mutui, vediamo che è una disponibilità residua di 89.000 euro, quindi questo comune, se vuole, potrebbe indebitarsi. Facciamo un nuovo centro diurno degli anziani. Abbiamo la capacità di indebitamento? Sì, lo abbiamo. Quindi possiamo farla attraverso l'accensione di un mutuo. Scusate. Andiamo a vedere il 2000, qua vede, c'è solo il 2014, ci dovrebbe essere il 2015 e 2016, 2017 e 2018, e vedete che ha la capacità per indebitarsi ancora. Ma dobbiamo giustificarlo. E qua ci sono gli equilibri di competenza di cassa nel triennio, e questo è soltanto un equilibrio di carattere economico, finanziario più che economico, e avremo la possibilità di vederlo più avanti. Gli equilibri finanziari lo vedremo più avanti, non entriamo nel dettaglio, perché lo vedremo più avanti. Andiamo a vedere invece la parte, per esempio, la gestione delle risorse umane. Facile da capire come sono divisi, in quali categorie economiche sono divisi i dipendenti. Ci sono comuni dove c'è una preponderanza di dirigenti e una minoranza di impiegati. Se dovessimo riscontrare questo, dovremmo pensare a riequilibrare, scusate, in termini corretti, la divisione in categorie economiche del personale, altrimenti non raggiungeremo gli obiettivi economici. Il patto di stabilità interna sarà oggetto dell'ultimo incontro. Andiamo a vedere la sezione operativa, che cosa ci dice in termini finanziari. Eccolo qua, le entrate tributarie, incominciamo, se vogliamo leggerci il federalismo fiscale, solidario e sociale. Andiamo a vedere, per esempio, le entrate tributarie, come sono divise le entrate tributarie.
sono divise imposte e tasse per 1,5 milioni, quindi significa tasche dei cittadini, e fondi perequativi delle amministrazioni generali. Su quasi 2 milioni la parte preponderante, lo vedete anche da qua, la parte preponderante sono le imposte e tasse. Se abbiamo intenzione di focalizzare la nostra gestione amministrativa sui trasferimenti che ci darà lo Stato, che ci darà la Regione, non è così, scordiamocelo, perché dovremo fare riferimento sostanzialmente ad imposte e tasse. L'abbiamo già visto, qua è nero su bianco. Andiamo avanti. I trasferimenti come correnti, come sono, vengono divisi fra 2015 e 2016. Sono tutte tabelle che hanno necessità di essere esaminate approfonditamente. Noi facciamo solo una lettura di carattere generale. Eccolo qua. Le entrate extratributarie, quelle che non riguardano le imposte e le tasse. Come sono? Sono 373 milioni per il 2015, un po' meno per il 2016. E da dove derivano? Derivano da beni e servizi. Rimborsi ed altre entrate sono minime. Quindi che cosa sono queste vendite di beni e servizi? Sono quei ricavi che il comune ha attraverso i servizi, l'abbiamo visto prima, lo spazio giochi, l'assistenza domiciliare agli anziani, i pasti a domicilio agli anziani, oltre ad altri servizi tipo le multe dei vigili, ma sono concentrate lì. Non abbiamo rimborsi di altre entrate, ne abbiamo pochissime. Qua abbiamo il dettaglio, basta andarselo a leggere. E le entrate in conto capitale da dove arrivano? Le entrate in conto capitale? Tributi in conto capitale, non abbiamo imposto una tassa per fare investimenti. Da dove ci arrivano? I contributi agli investimenti. E questi da dove arriveranno? Arriveranno dallo Stato e dalla Regione sicuramente, ma possono arrivare anche all'alienazione di beni materiali immobiliari. Per esempio nel 2015 vendiamo un piccolo relitto stradale che ci darà 5.000 euro, invece nel 2016 abbiamo intenzione di vendere un terreno di proprietà del comune che ci darà un introito di ben 135.000 euro. Se vendiamo questo terreno, che cosa facciamo da un punto di vista patrimoniale? Lo stiamo riducendo il patrimonio. Se vendiamo una parte di patrimonio e vogliamo mantenere l'equilibrio patrimoniale e guardiamo solo questa cifra, che cosa dobbiamo fare? Se vendiamo un terreno per 135.000 euro, dovremo fare un altro immobile o comprare immobilizzazioni materiali per 135.000 euro, in modo tale che nel conto patrimoniale sia in equilibrio. Altre entrate in conto capitale, 51.000 euro che probabilmente saranno della Regione e 56.000 euro nel 2016. Qua vedete c'è il dettaglio 2015-16 a 7-18, quindi la programmazione è possibile fare. Riduzione di attività finanziarie. Abbiamo titoli tossici nel nostro comune. Qua non abbiamo nessun titolo tossico, quindi non abbiamo nessuna necessità di riduzione di attività finanziarie. Abbiamo, non so, comprato un'obbligazione subordinata che ci è stata azzerata. Qua ci porterebbe un meno, un negativo, quindi dobbiamo coprirla. Questo comune, fortunatamente per lui, non l'ha. Esplodiamo il ragionamento. Lo Stato italiano ha all'interno del suo bilancio titoli tossici per miliardi di euro. Come li coprirà questi miliardi di euro di titoli tossici? Con le tasse, probabilmente con le tasse. Quindi vedete che l'amministrazione di un piccolo comune come questo, non importa quale che sia, non lo citiamo,
la gestione di un piccolo comune, se ampliamo le cifre, se ampliamo i ragionamenti, è esattamente la stessa gestione, ovviamente nelle dovute proporzioni, di uno Stato. Ciò che il Consiglio Comunale discute, la maggioranza con la minoranza, si litigano una percentuale sull'IMU, si litigano la tariffa per il pasto degli anziani, è esattamente quanto dovrebbe fare il Consiglio dei Ministri quando si riunisce. È esattamente la stessa cosa, in proporzioni ovviamente diverse. Qua ovviamente non abbiamo la spesa per la difesa, non abbiamo militari, ma il ministro della difesa, che non produce nulla, e che cosa chiede ai suoi colleghi, che cosa chiede al ministro delle finanze, che cosa chiede a Padova la signora Pinotti? Dammi soldi, dammi disponibilità finanziarie, perché io devo mandare i militari in Afghanistan, devo fare una nuova portaereo, devo comprarmi gli X-15. E Padoan gli dice, sì vabbè, ma ho anche il ministro della pubblica istruzione, e un ministro della sanità, ho anche il ministro degli esteri che mi chiede fondi. Cara Pinotti, posso darti questa percentuale? Ecco che allora gli altri ministri dicono no, perché io devo fare questo contatto. È esattamente quello che fanno, dovrebbero fare gli assessori. Accensione di prestiti, abbiamo visto prima, scusate la divagazione di carattere politico, ma penso che possa essere utile. Ci stava bene, grazie mille. Accensione di prestiti, abbiamo visto prima che questo comune, non importa quale che sia, aveva una capacità di indebitamento. Qua dice 2015, 16, 17, 18, non mi indebito, non ho intenzione di fare mutui. Cittadini felici, perché questo significa che non aumento la pressione fiscale. Se non aumento la pressione fiscale, non faccio mutui, faccio opere pubbliche? No. Cari cittadini, non vi chiederò in termini generali, non vi chiederò un centesimo in più di imposte e tasse, ma scordatevi la tinteggiatura, scordatevi la nuova caldaia, il nuovo impianto di riscaldamento e di condizionamento alla scuola materna, scordatevi il nuovo giardino d'infanzia, scordatevi la nuova piscina. Non vi chiedo sacrifici in termini fiscali, non posso fare nuovi investimenti. È accettabile? Ma voi per 5 anni non siete stati neanche in grado di rifare il tetto della scuola elementare. Siete degli amministratori poco validi, ve l'abbiamo detto in campagna elettorale. Non vi chiediamo nessun sacrificio di carattere fiscale, non possiamo indebitarci per fare opere pubbliche o per migliorare i servizi. Ma abbiamo più anziani, dovete assisterli, guardate lì i poveri anziani abbandonati da soli. Bene, aumentiamo l'assistenza sociale, aumentiamo la distribuzione dei pasti a servizio degli anziani, non abbiamo, abbiamo visto prima, non abbiamo entrate extratributarie, che cosa possiamo fare? Dobbiamo chiedergli un sacrificio. Ma perché io devo essere solidale col vecchio Pernecchele, che non ha mai fatto niente in vita sua e adesso vuole che io, cittadino precario, contribuisca al suo pasto degli anziani? Pernecchele non merita nulla. Come si combacia, come si coordinano queste cose? Si coordinano all'interno del Consiglio Comunale. Dice, d'accordo, Pernecchele non meriterebbe niente, è anziano, bisogna comunque assisterlo, e noi cittadini, noi comunità, dobbiamo fare un sacrificio anche per lui, che non ha dato niente alla società, perché lo conosciamo tutti. Definizione degli obiettivi. Qua c'è tutta la programmazione divisa per i servizi istituzionali, eccetera.
Basta leggerli, mi pare di aver detto tutto quanto. La giustizia vedete che non sono interessati. L'ordine pubblico e la sicurezza, andiamo avanti, ma è una ripetizione. Vogliamo un controllo del territorio perché ci sono furti nelle abitazioni. Bene, proviamo a farlo. Un controllo notturno con una società privata, il comune stipula la convenzione, questi signori che la notte girano per il comune devono essere pagati. Come organizza il servizio, quanto personaggio, per in quali ore e soprattutto quanto costa. Volete più ordine e sicurezza? Bene, bisogna far fronte anche a questo. Ma lo facciamo con i vigili? Bene, lo facciamo con i vigili. Allora, i vigili li mandiamo in giro la notte col fischietto? Bisognerà armarli. Ma no, ma i vigili urbani con le pistole, i fucili? No, 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 per carità. Bene, allora come facciamo? Sì, li armiamo, gli compriamo la pistola per il servizio notturno. Bene. D'accordo? Allora bisogna prima istruirli, bisogna mandarli al tiro a segno in modo tale che siano in grado di utilizzare le pistole. Il tempo perso. È solo un esempio. Dobbiamo fare in modo che siano attrezzati che usino questo sistema. Ma poi, se c'è solo un vigile urbano, si trova di fronte a 5 mal di denti, che cosa fa? Certamente non può rischiare la vita. Dobbiamo organizzare un sistema di collegamento con le forze dell'ordine, di segnalazione. Abbiamo i carabinieri, abbiamo la locale caserma dei carabinieri. Chiamiamo i carabinieri o facciamo il pronto intervento? Sono tutte cose da organizzare. E ovviamente quando si organizzano le cose bisogna essere disposti a dare dei contributi. Istruzione e diritto allo studio. Vedete qua dalla regione, per esempio, 2016 250.000 euro, altre entrate 255.000 euro, entrate specifiche 505.000 euro. Vedete che questo costa 742.000 euro di spesa e così via tutte le altre. La valorizzazione dei beni comunali, ripeto, nella relazione previsionale programmatica, scusate, nel documento unico di programmazione ci sono, scusate se mi interrompo, turismo. Quanto diamo al turismo? 900 euro, praticamente niente. Nel documento unico di programmazione possiamo trovare tutte quelle indicazioni utili e necessarie non solo per una lettura critica del documento in se stesso, ma addirittura per una programmazione e una visione complessiva della situazione attuale del comune e soprattutto della situazione futura. Per esempio, andiamo avanti scorrendo velocemente. Il diritto alla mobilità, quanto ci viene dato dalla regione, quante da altre entrate e quante dall'Unione Europea. L'Unione Europea in questo caso non dà assolutamente niente. Vogliamo organizzare il servizio di trasporto degli scolari all'interno del nostro comune? Bene, con quali autobus, con quali autisti, con quale periodo, con quali prezzi, con quale lo facciamo con lo scuolabus comunale, lo facciamo con lo scuolabus di una ditta privata? Tutte cose che possono essere programmate e viste. E soprattutto quanto chiediamo alle famiglie? Lo facciamo gratuito o chiediamo una tariffa? Se chiediamo una tariffa, in base a quale ragione di reddito delle famiglie la facciamo? Tutte cose che devono essere discusse e controllate. La salute qua ci sono 5.000 euro e così via. Un'ultima cosa che volevo, per esempio, tanto per essere così
in conclusione. Agricoltura e pesca. Che cosa facciamo per migliorare l'agricoltura del nostro territorio o per l'ambiente? Questo comune dice zero. Zero. Gli agricoltori diranno sì, però guardate che noi abbiamo anche noi le nostre esigenze, voi avete messo zero, a noi non ci sta per niente bene. Bisogna giustificare anche lo zero nel caso ci sia, ecco a vedere. Fonti energetiche, qua investimenti per esempio ci dicono che hanno delle risorse per 5.150 euro. Aumentiamo le risorse per la produzione di energie rinnovabili, certamente. Relazioni con autonomie locali, anche qua zero, non ha intenzione di... Le relazioni internazionali, voi sapete che un comune può decidere di accantonare, anzi di predisporre una determinata quantità di denaro per la cooperazione internazionale, quindi per aiuti allo sviluppo, zero. Bene. Si dice, ma gli immigranti bisogna aiutarli a casa loro, perché non vengano qua nei nostri paesi, nei nostri stati. I comuni possono attivarsi, in questo caso questo comune ha deciso di non dare neanche un centesimo per la cooperazione internazionale. Questo significa che cosa? Scaricare tutta la politica relativa all'immigrazione sul governo. Questo può essere discusso in consiglio comunale. Uno della minoranza, per esempio, può dire no, guardate che magari qua 1.000 euro ci stanno bene, sono 1.000 euro, sono pochi, ma vogliamo che il nostro comune non lasci tutta la politica dell'immigrazione allo Stato. Noi diamo 1.000 euro perché questi 1.000 euro poi li daremo, che ne so, a Medici Senza Frontiere, ne cito uno, perché vada ad assistere i bambini abbandonati che muoiono di fame in uno stato, ne cito uno per esempio, non perché voglia dire che là i bambini muoiono, il Burkina Faso, oppure le diamo a Save the Children, all'UNDP, perché così noi con i 1.000 euro poco, ma siamo e possiamo incidere anche su questo. In questo caso nulla. Debito pubblico. Qua c'è la riduzione, ma queste sono cose che riguardano più i mutui. L'anticipazione finanziaria qua non ce ne sono. E poi qua c'è la programmazione del patrimonio. Mi fermerei qua. Domani mattina vedremo una cosa interessante. Vedremo in termini generali un regolamento di contabilità, lo vedremo, dopodiché incominceremo con i principi generali. I principi generali saranno piuttosto tosti da seguire, perché è una lettura critica di vari articoli del decreto legislativo 267 del 2000, sono tutti prodromici per la lettura del bilancio di previsione. Chi vuole venire domani mattina alle 10. Grazie mille. Grazie.